mamma, portami le patatine che sta iniziando! Stavo aspettando questo momento da 2 settimane. 8 ore, 50 minuti e 34 secondi. Guarda il palo come brucia! Se lo fanno vedere non è una coincidenza. Qua tra poco sono fiamma! Kiss! Boo! Hai visto, sei spaventata e ho sbattuto le palpebre. Se stava cagando sotto. Buozzate buone che paura! Arriva, arriva! Mamma, sta arrivando! E che già fa? Non capisci niente! Sangue, sangue, sangue! Prego la gerire, dai. Che detto? Prego la gerire, dai. No, continua a non capire. Prego la gerire, dai. Si va, poi iniziamo proprio bene. Chi se ne capisce, manca che cazzo dice. Ma lei ha fatto schifo. E che esordio. Ma lei ha fatto schifo. Ma si sta autodescrivendo, cioè quando dice vale, nel senso vale per me. No, perché sennò non sto capendo. Ma la dignità tu, dove ce l'hai la dignità? Tu vicino a me la dignità. Dai la dignità da Mozven. Dire un po' che sta venendo proprio che la carne sotto e mancare una coppa. Leva Chavi, leva me. Leva Chavi, ok. Tu la dignità di donna, quella che ti ho sempre detto di avere, dove ce l'hai? Partendo dal fatto che se leviamo te, la sua dignità risorge. Perché per te sei suicidata. E poi tra l'altro, secondo te lei ha la dignità perché io lo hai detto tu? No, guardi, immagina che perché già mi sto nervosa. Il valore di donna, il corteggiamento, il valore di te stessa, dove ce l'hai? Stanno ovunque non ci sia tu. Tu Ursulil. Hai fatto una grande figura di me. Vai, parla prima tu, poi parlo io. Hai fatto una figura di me che non si può spiegare. Mamma! C'è una cacca nella cameretta, vieni là a levare. Ha cacato il gatto. No, no, è Chawi. Una cacata vivente. Vieni qua, innamorata, voglio andare a convivere con te. Sei l'uomo mio, quattro anime. Sì. De qua, de là, voglio stare con te. Stiamo sempre insieme. E forse sei sciutata, sciafaddi. E senza lui non riesco a stare, mi diverto. Con lui sto bene, di qua e là. Sore, fatelo dire. Ti papà un briaco quando ricevi sti strunzati. Tu poi dici non stimo, non ti stimo. Non sono innamorato di te. Sto solamente bene con te. Perché? Perché sei la prima che ti presenti così. Va bene, parlo io. Parla! 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 Vai che sto preparando già la fossa. Utram! Ma posso parlare io? Hai fatto schifo, che puoi posso parlare? Ma hai fatto schifo, non c'hai una dignità. Ma tu Ursul il roca! Una dignità. Tu stai trattando come un bambino da 4 anni. Non c'hai una dignità, perché adesso stai zitto e parlo io. Vai! Montalo come un mobile dell'IKEA! Tu adesso taci e parlo io, uno. Allora io ho scavato il fosso, è profondo, quando vuoi lo sotterriamo. Dopo due ore tu, io ho visto un tuo video dove tu dicevi che non eri più innamorato di me. Ma quello dopo lo sai. Due ore ma che ma come fai a innamorarsi una così? Dopo ma due ma ore. Come fai? Ma come fa lei a innamorarsi con un coglione come te? E ma mi sto ingazzando. Due ore. Se innamorai una così, ma come fai? Una così, mi hai chiuso in casa 2 anni, Andrea. 2 anni, hai capito? Ma questo è uscito fuori con l'accuso. Ma ci fa e andare in giro a testa bassa. Ma io a testa bassa. Io tu a testa alta. Io a testa alta. Io mi sono comportato rispetto. Tu a testa alta. Ma vola basso che in alto volano schiaffi. No. Che io mi hai messo le peggio guarda corna che ogni ragazzi, giorno. Guarda che perché è vero. Guarda che ragazzi, guarda ragazzi scusate. Vai Fili. Meno gli una mazzata in coppa. Te fai schifo. Ciao, ciao. Poi ne appena me. Ciao, poi ciao, ciao. Ma intanto tu non c'hai. Tieni Fili. Hai ragione, forse è troppo piccola. Me l'hai proprio troncro falò in coppa. Pensa cosa ne vuole. Ma due giorni ti manda a fare. Che te vuole. Due giorni ti manda a fare. Guardami un attimo. Chavi, guardami un attimo. Sì, Fili, ti guardo. E tasta zitta! Chavi, guardami a me un attimo. Fai le cazzo e poi vieni a piangere a me. Le cose si spiegano con calma, ok? Se va buo, Fili, tu pensi che capisci? Che le sa fa di segnina e forza, capisci? Se lo sa okay. Che io ho ragione. Tu hai ragione. Ma vuoi farire? Importante... Ok. Fa così fa. Io faccio okay. Così, ma tu fai così. Ti chiedo una cortesia. Io ho capito tante cose in 7 giorni. Ma pensa io quanto parlare. Non capire, quante conferme ci ho avuto. Ma cara capi tu, che almeno tu con quelle orecchie scivolava. Tu con quelle orecchie, ma qua ti ascoltare, stai, già. Ciao, vi facciamo parlare Valeria, dai. Un attimo, ok? Vai. Vai, Valeria. E sia lodato Gesù Cristo, chiama pure. Guardami l'occhio, però, quando pare. Meglio che non ti guardo, perché sennò ti sputo in un occhio. Che tu, che con me ci stavi bene e mi volevi bene. Ok, dopo 2 ore che stavamo qui, quindi noi siamo entrati, fammi parlare. Ma tu noi è vero, Ale. Io noi siamo... contesto no, bene, ma io lo sempre... No. E già la interrompe, allora forse non ha capito. Ma fa parlare! Un secondo. No, però mi devi far parlare, Andrea, cioè, un dai. Secondo, io l'ho sempre detto. Ma non ce l'ho fatto che dici tu! Vogliamo sentire parlare a lei che tu dici sono strunzo! Ma sto noi bene. Siamo entrati qui dentro che tu avevi dei dubbi no, sui miei sentimenti. No, tu avevi dei dubbi, Ale, non avevo i dubbi, avevi tu i dubbi. Tu avevi dei dubbi se mi amavi o non mi amavi. No, dopo no, due no, ore Valeria, tu hai capito se mi amavi o no. E dubbi tieni tu, no, tu, no, tu. E vabbè, dubbi tieni no, canna mia. E tieni tu, dai.
No, no, vale. Uno, vale, due, no, lì. Fammi parlare, poi rispondi tu. Hai parlato 3 ore e mezza, adesso parlo io. Anzi, sono 4 anni che parli te, adesso no, mi no, difendo sono 4 anni che fai cazzo te. Sono 4 anni che fai cazzo. Vai, aprilo come una verza! Entri, l'ha innamorata, entri, quando a convivere insieme, l'ha innamorata. E dopo un giorno che ragazzi fai complimenti, sai si addosso. No, Andrea, ma che figura hai fatto? La figura di una con le palle che ha capito che tu sei uno squarto, uno brutto, tu sei fatuso. Giuro, Ale, senti a me. Hai fatto no, una figura no, brutta, no, Ale. Ma hai fatto una figura brutta, tu lo sai che tu hai fatto una figura brutta. Mi devi far parlare a me. Lo sai, però mi devi far parlare a me, lo sai che fai tu, però. Così non abbiamo un confronto. E sta zitto! Ma che già dice in inglese? Close your mouth, shut up! E che facci? Però una cosa, 100 volte ti hai fatto una figura brutta e l'abbiamo capito. Adesso fai un attimino parlare Valeria e poi magari le rispondi. Ok, va okay? Bene. Grazie, Xavi. Ma ti rendi conto che deve intervenire Filippo per farti stare zitto e non farti sparare stronzate? E la figura di merda la sta facendo lei? Tu sei un genio! Ero straconvinta di amarti. Avrei dato la mia vita per te, Andrea. Io in 2 anni mi sono fatta trattare da te. Sì. Da ma io Zerbino. Mi sono fatta trattare da te. Guarda come mi hai trattato. Guarda senza rispetto mi hai trattato. Allo forse ne chiaro. Sta zitto! Che cacchio! Guardami negli occhi. Mi ha trattato senza rispetto. Non hai avuto rispetto per tu me. Parli di rispetto. Io ti ho... Parliamo di qua. Ok. Tu parli di rispetto. Parliamo di qua. È il tuo rispetto nel farla parlare a Rosta. Ma vaffanculo. Io qua ti sto trattando con un rispetto massimo. Aspetta che devo spalancare le finestre per far uscire sta stronzata che hai detto. Dopo un giorno e mezzo. Sì, però tu stai con una persona che non si è innamorata. Ma lei, perché sei tu che da anni fai cazzate e poi vieni a piangere. In questo momento vorrei fare solo una cosa. Ma imbecille ignorante! Uturzulillo scopanillo roce! Perché tu... Oh, ma mi devi far parlare, però. Vabbè. Mi devi far parlare, due Andrea. Giorni. Mi devi far parlare. Chiudi questa bocca e fai un favore all'umanità! Le fotografie che mi mandavi dell'altro donne... Ma quello così perché sono... Ah, io, ma e tu vorresti dire prendere... che hai un fisico migliore di questo? Ma tu mi hai fatto sentire piccola tu, così per 2 anni. E un uomo, in 7 giorni, mi ha corteggiata. Sentita amata. Mi sono sentita corteggiata. Digliela, stupirutillo! Tu ti fai baciare. Dopo due, tre giorni ti sei baciato, l'hanno visto tutti. Ti sei baciato, visto? Filippo? No, io non ho visto niente, non mi metto niente. Senta, dentro senza telecamere, dentro la casa senza telecamere. Ah. Ma ti fai schifo? No. Cioè, no, pensa te. Ma se non tu fai schifo tu, come si può mai far schifo lei? Come? Tu pensa a quante anni in giro, che tu sai che c'è Andrea? No, però mi devi far parlare, tu perché tu adesso non mi fai... Tu adesso non mi fai passare per quella che non sono, chiaro o no? L'hanno visto tutti, l'hanno visto tutti. E mi fai parlare a me. E ma ti stai zitto perché me l'ho... E ma basta! Tu adesso stai zitto, tu hai dato la conferma di... No, vabbè, però non è possibile, Filippo. No, tu non è possibile. Tu hai dato la... No, no, perché vuoi ragione, vuoi ragione. Basta, ci rinuncio, c'è zitto! Cioè, esprimere almeno un concetto a Valeria. Fai parlare lei, falla parlare e poi dopo gli rispondi. Comunque questo ci facci, cioè è diventato e che più ne ha più ne metta. Sembra che non ti interessi ascoltare. No, no, a me mi interessa. Anzi, quello che dice lei. No, no. Cioè, se... io purtroppo, lo sai qual è il problema? Il problema è che esisti, te lo dico io. Io adesso qui ho riscoperto qui? La persona che io ero. Sì, Andrea, tu mi hai annullato. Annullato. Ma tu mi hai annullato in 2 anni. Non potevo più vedere gli amici. Non potevo più andare a prendere la pizza con una amica. Che combini, ma che cosa vuol dire, Andrea? Combini, ma una persona che fa queste cose è perché l'hai rinchiusa per 2 anni. No, sì, ma... E tu ti sei fatta rinchiudere. Quello mi ha rinchiuso lui in un centro psichiatrico. Andrea, sai che cosa ho capito io in questi 7 giorni? Non ho capito, che tu sei quella che sei. Va bene, no. Non parlo, Filippo. E mo ma tutto che... Sta zitto! Che cacchio! Cioè... Dimmelo a me. Parla con me. And the Oscar goes to... Filippo! Si sta muovendo! Lui mi ha completamente annullato. Pensa in tu questi a me. Anni. Pensa tu a me. Completamente. Pensa tu a me. Ancora che parlo! Ma non si faccia! È peggio del mosco, era solo fastidio! Quindi era diventato un po' un amore malato il nostro. Un po'! Solo un po'! Chi le tiene sto malato, non loco! Ma tu l'hai fatto se tu perdoni malato, comunque per colpa una persona... Tu l'hai fatto malato, non per colpa mia. Per favore, redazione, spegniamo il microfono a Ciao, perché io già ho aperto tutte le finestre, ma ci sono talmente tante stronzate che in questa camera non si respira! La ferita rimane. Ma quale ferita? Però poi ci convivi con quella ferita. Valeria, il problema è un altro. Sì, fa la scena, ma fa la falsa. Pure della falsa! Ma falsa, tu non hai capito che quelle orecchie te le tiro talmente tanto che te faccio fare una sciarpa a giro collo! Perché io mi sono annullata per lui. Sì, la dignità tu ce l'hai. Mi sono annullata. La dignità di donna, dove ce l'hai? Guarda che hai fatto. La dignità della donna, forse, se ti manda a fanculo la riacquisisce, stu scorfana. Con quale rispetto? Mi riguarda? Io mi sento riamata. Con quale rispetto tu ma dopo due me giorni stessa. Ti fai baciare sul collo da io mi ragazza. Amo. Tu dopo due giorni ti fai saltare il baciare sul collo da un altro ragazzo. Ma Roma, mi levate sta zanzara da vicino che mi sta prosciugando la pazienza e tra poco cica. Mi amo io perché non sto mi più amo. Con te. Mi amo io, Valeria. Mi amo. Ma tu stai tremando, stai a piangere. Che... Ma quale ti ami? Ma quale ti amo? Vedi, stai tremando, stai a piangere. Sto tremando, ma che tu vuol dire? Valeria. Abbiamo
condiviso 4 anni della vita nostra. Però, non è che io non sono umana, okay. Andrea. Ma Roma, chi stiamo a fare venire di nervo? Ma vaca! Mazza il leone. Ma te vedono la casa, te prendono in giro. Tu quando vai in giro, sei piccola così adesso. Se lei è piccola così, tu sei una microparticella di sta cippa. Cosa hai visto? Non c'è una dignità. Tu sei così piccola, Valè. Tu sei così piccola, però. Xavi. In confronto a me, io esco a testa alta. Tu esci così piccola, mi dispiace. E se c'è un premio per Xavi, è perché un uomo di merda. Mi sono tu sentita mi libera, in competizione, Filippo. Là. Libera. Libera. Non avevo la paura di farmi libera. Una doccia. Ma guardi a me, perché parli con Filippo? Perché non c'è sai perché guardami. Parla con me, Xavi? Perché non io la so fai così, parlare, io non faccio Xavi. Parlare, perché quando c'ha torto, per me c'ha torto. Ho capito, torto. Però falla parlare. Che allora, questo... Mo basta. E vaffanculo. Ho capito che a 27 anni non mi posso far annullare da nessuno. Bravo! Ho creato amicizie anche con delle ragazze tutte stupende, cosa che ormai io non avevo più. Ma ti credo, esci, guarda perché che non avevo più. Ti lascio un po' da sola, guarda che hai combinato. E lei non poteva fare queste cose e tu sì. Io non ti dovevo buttare dal balcone, io ti dovevo buttare direttamente nel farò, era piglia fuoco. E comunque è brutto, no? Quando arrivi ad una... decisione, ma lui non lo riesce a capire. Urla solo, ma non riesce a capire ormai che... quello che gli sto dicendo io a lui. Ma canta capì che gli sorridono i monti. Ciaoi. Ciaoi. Le caprette ti fanno ciao. Io ho chiesto il parlo, non è che io ho capito che non si fa più così. No, 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 io sono venuta qua perché volevo io. Non perché me l'hai detto. No, tu. No, è chiara così, questa cosa. Facendo così. È chiara questa io. Cosa o no? Perché io potevo tranquillamente non venire qui, Continua a fare quello che se io mi sono presentato qui perché lo volevo io. Non perché mi hai chiamato tu, perché io da oggi in poi non sono più il tuo cagnolino. Vai, abbaia e sbranalo! Tu lo sai. Tu ci sei sempre stato per me? Tu sei sempre stato per me? Ma davvero stai dicendo? Scusate, ma questa la stronzite, cioè spara solo stronzate. Sempre. Nel bene e nel male. No, vabbè, male. Purtroppo Filippo non si può purtroppo parlare. Purtroppo che? Ma che cosa si può parlare? Ma non che mi faccio parlare? Proprio trattare in questo modo. Ma io non mi faccio trattare, ma come dignità c'ha? Ciao, per dai. Me va bene così. Ma stai emozionando? No, no, hai visto? Brava, caccia e palla. Va bene pure per me così, Assolutamente, va bene per me così, no per te. Va bene per me così, no per te. Ma faces! Valeria, decidi di tornare a casa da sola o insieme al tuo fidanzato Xavi? Da sola. Grande! Chiusa una porta, si apre un portone! E tu hai appena chiuso la porta del cesso! E vaffanculo!